preview.
Amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui in diretta dall'impianto Piscine Le Sirene di Morcone per questo pomeriggio diverso. Infatti in questo momento è partita ufficialmente la manifestazione canoa in piscina con la presenza eccezionale del campione olimpico, due medaglie d'oro per lui nel 1988 e nel 1996, Davide Tizzano, che più tardi insomma avremo anche modo di intervistarlo. Buonasera da Tommaso Dell'Iveneri. In questo momento, ripeto per chi si fosse collegato, siamo in diretta dalla piscina Le Sirene. Insieme a me sono coadiuvato per questo pomeriggio con Oriana Caviasca. Ciao, buonasera Oriana. A tutti, ciao Tommaso. È appena iniziato questa meravigliosa manifestazione. Sì, e tra l'altro abbiamo anche con noi un'altra persona che ci darà una mano per questa diretta, che tra non molto avremo ai nostri microfoni, che è Rosanna, che poi più tardi magari sveleremo ufficialmente chi è. Ecco qua, intanto stiamo inquadrando Davide Tizzano, che in questo momento lo vediamo, nonostante l'età, insomma, in splendida forma. In questo momento possiamo vedere in acqua il figlio di Davide Tizzano, piccolino, Giuseppe, di 9 anni. Sì. Che sta presentando il papà, una cosa davvero simpatica, il figlio che presenta Davide Tizzano. Davide è veramente una persona splendida. Sì, tra l'altro tu hai avuto anche modo di conoscerlo personalmente stamattina. Questa mattina ha fatto una bellissima passeggiata per Morcone, è stato al mercato, siamo andati al castello ed è rimasto innamorato. Eccolo qui, sta sorpassando, sì, in questo momento. Dopo lo porteremo ai nostri microfoni. Allora, in questo momento, diciamo, stanno spiegando un po' quelle che sono le attività che tra non molto andremo a fare. Come potete ben vedere, Oriana, c'è un bel parterre di bambini. Ci sono tantissimi bambini, a partire dai 5-6 anni e poi più avanti arriveranno anche gli adulti. Adesso è la cosa bella che la prima figlia di Davide Tizzano, Rosy, gioca con il fratello Giuseppe, che sta provando a mantenere l'equilibrio, abbastanza precario, però ci riesce. Intanto salutiamo anche chi, la nostra esterna 1, diciamo così, Antonio, che ci sta facendo le riprese. Ciao Antonio. E niente, andremo avanti per un'oretta circa, vi racconteremo quello che succede qui all'interno di questa splendida struttura di Morcone, la piscina Le Sirene. Poi magari, Oriana, parleremo anche un po' di quelli che sono i benefici del nuoto. Avremo modo, certo, anche di intervistare varie attività Ettore, che vengono svolte qui nell'impianto, e poi più tardi Ettore Angeloni, campione anche lui di kayak, mi sembra, di kayak e di polo, che darà delle indicazioni pratiche e teoriche del kayak. E ci sono poggiate in parete delle canoe, dei materassini, e poi si vede l'entusiasmo dei bambini attratti da questo personaggio, Davide Tizzano, che a breve proietterà anche un suo video memorabile. Sicuramente, sicuramente. C'è da dire, Oriana, che c'è anche un bel parterre di genitori e anche di curiosi che quest'oggi sono venuti a farci visita. Nonostante sia domenica pomeriggio e solitamente il clima anche ti lascia stare sul divano, ci sono genitori ed è una cosa molto bella, perché quando i genitori promuovono lo sport, ecco, da vedere, scusami Oriana se ti interrompo, le splendide inquadrature che in questo momento sta facendo il nostro Antonio, che sta facendo proprio il giro panoramico della struttura della piscina con tutti questi bambini davvero belli che tra non molto, insomma, faranno lezioni con un grande campione. Tra un po' si divertiranno con dei giochi e delle staffette, e poi si divertiranno. Io vedo già lì pronto Ettore Angeloni, quindi credo che adesso scenderà in kayak. Sì, abbiamo avuto anche modo di assistere
al riscaldamento di Ettore, davvero molto simpatico, molto particolare. Un bel tuffo in acqua. Anche con delle acrobazie subacquee, se vogliamo, stesso con la canoa. Non credo sia stato fatto apposta, ma secondo me è scivolato davvero. In questo momento la prima lezione è sul come si manovra, si utilizza la pagaia. Sì, e questo è Ettore Angeloni. Poi tra l'altro, magari Oriana, se abbiamo modo nel frattempo potremmo anche portare ai nostri microfoni qualche istruttore della piscina Le Sirene, anche se dopo avremo con noi l'istruttore capo Rino Di Brino, che insomma ci parlerà anche di quelle che sono le altre attività che si tengono in piscina. Sì, perché da poco c'è innanzitutto il corso TM Maietta, che è una cosa molto importante, perché è un corso diretto ai bambini con difficoltà con lo spettro dell'autismo, e a Morcone che si possa realizzare questo corso è una grandissima risorsa di umanità. Ci sono corsi di acqua gym, corsi di ginnastica in acqua che io frequento e trovo un giovamento eccezionale. Mi sono distratta perché sto osservando con quanto equilibrio il figlio di Davide Tizzano riesca a pagaiare. Eccolo qua. Come si sono dite, gli hai tirato i piedi, insomma. Parlare di equilibrio stava scivolare. Però lui con grandi classi ha mantenuto l'equilibrio. Bravo. Vabbè, dai, chi meglio di lui? Poi ad avere un papà così, insomma, è quasi innata questa dote in lui. Sì, perché in effetti Davide ha fatto della sua passione anche la sua professione. Ecco che è partito Ettore. Beh, effettivamente fa scena, è molto bello. Devo dire che io... Questo è il modello di canoa che ti permette di giocare, sì, in acqua poi. Io pratico in maniera amatoriale, insomma, la canoa. Tra l'altro, insomma, voglio salutare gli amici dell'associazione Mucro Adventure, con la quale insomma a volte organizziamo queste uscite in canoa, e insomma davvero uno sport a cui mi fa molto piacere. Io ci sto bene quando sto in canoa. È bello perché sei al pelo dell'acqua, c'è il silenzio, non c'è il motore, e tutto dipende da te. Devo il dire, modo di navigare. La mia... Si stanno avviando i ragazzi. Sì. La mia, diciamo, massima aspirazione in canoa è quando la faccio in mare, perché lì mi dà quel senso di libertà che davvero, insomma, ti riempie il cuore, ti riempie gli occhi, ti rilascia la mente, insomma, veramente. Anche nel nostro lago, in maniera ufficiosa, siamo scesi in acqua, e credimi che anche qui è stato molto bello. Anche capovolgersi con la canoa in acqua non è male. Allora, diciamo che in questo momento, Rihanna, giusto per tornare alla cronaca, sì, di quello che sta accadendo, in questo momento Ettore, si sono spostati Angeloni, tutto sul, sì, versante, diciamo, dove ci sono i blocchi di partenza per un ingresso molto particolare. Sì, Ettore Angeloni si è posizionato sul blocco numero 4 ed è lui l'atleta mondiale, la sua squadra hanno vinto i mondiali di polo. Eccolo, entrato, qua. Fantastico. L'entrata in acqua ufficialmente. È bello guardare gli sguardi di questi ragazzi un po' attoniti. E questo è il senso della manifestazione, quando con Rino ha proposto l'idea di organizzare un evento e di avvicinare i ragazzi all'acqua, perché la piscina non è soltanto il nuoto. Spesso senti dire è bello il nuoto, fa bene, però poi io mi annoio perché è noioso fare su e giù. Invece no, in piscina ci sono tantissime possibilità. C'è tantissimo sport da praticare, e soprattutto la passione e competenza di Rino e Marina permette di realizzare questi pomeriggi. Io aggiungerei anche l'esperienza, perché ormai insomma sono tanti anni che loro lavorano in questo settore. Io non li ricordo in maniera diversa se non in una piscina, entrambi. Io a Rino è difficile vederlo invece, sì, con i pantaloni lunghi. Assolutamente. Importante che va avanti anche la squadra di pallanuoto qui, eh. Sembra, certo, strano, ma un paese del Sannio arroccato sul Monte Mutria ha la sua squadra di pallanuoto, e adesso sta per avviare la seconda squadra di pallanuoto. È vero. A breve inizieranno il campionato, sempre nel circuito di Napoli. Io intanto voglio salutare anche tutte le persone che sono collegate con la nostra diretta, anche chi si è collegato in questo momento. E tra l'altro, Oriana, dobbiamo ricordare che
in questa manifestazione c'è stato anche il benestare del CONI provinciale. Tra l'altro abbiamo raggiunto l'avvocato Collarile, che è il presidente del CONI, che purtroppo oggi insomma non ha potuto presenziare la manifestazione, ma con davvero rammarico insomma, ci ha fatto comunque l'in bocca al lupo con rammarico, perché aveva un impegno alle ore 15 presso l'università Giustino Fortunato di Benevento. Come si sa, non si è mai puntuali quando si inizia un evento, e quindi nella sua onestà ha detto: non riesco a venire sicuramente, ma con davvero rammarico. Faceva per venire comunque i suoi saluti. Ecco qua, ha dimostrato come si può uscire, capovolgersi e avere la forza di rientrare e di risalire. Bravissimo. Lo rifarà. Vediamo se lo rifà. Si posiziona meglio, giro. E intanto state osservando anche Davide Tizzano, che sta preparando la tavola per il figlio. Sì. Eccolo qua. Come si chiama il ragazzo? Giuseppe. Giuseppe. Oh. Ha 9 anni, è nato praticamente in acqua. L'altra figlia invece pratica rugby. Ah. Davvero una domenica particolare. Per me, Oriana, tu lo sai, è ancora di più lo è particolare, perché vogliamo dirlo cos'è oggi? Dopo canteremo un buon compleanno a Tommaso, oggi l'eterno compleanno, giovane, quindi l'eterno ragazzino. Poi ci spiegherai come fai ad essere sempre così. Faccio canoa. Complimenti davvero. Faccio canoa e quindi mi mantengo. Ecco, Ettore ha iniziato a dare qualche dimostrazione su come si gioca a polo. Grande. Io rimango sempre più, diciamo, allibito nel guardare tutti questi ragazzini. Questi ragazzini che a Morcone possono praticare il nuoto, ragazzini che fanno canoa, che interagiscono con Davide Tizzano, interagiscono più che altro con Angeloni. Io immagino che siano venuti con il presupposto di tuffarsi in acqua, invece poi si sono tranquillizzati a guardare queste immagini, sono curiosi. Sì, ecco. Stanno osservando e stanno imparando. Si sta avvicinando Davide Tizzano. Allora, qualche minuto e avremo ai nostri microfoni il campione olimpico Davide Tizzano. Allora, Arianna, possiamo iniziare con l'intervista. Davide, grazie innanzitutto per essere qui a Morcone, è un onore averti, però la cosa bella è vedere tutti questi ragazzini che sono venuti a vedere te. Perché sei venuto? Cioè, nel senso che la gioia di venire a un piccolo paese, trovare questo impianto, probabilmente non te lo aspettavi di vedere un impianto così. Devo dire la verità, sono veramente sorpreso, perché ho trovato un impianto efficiente, molto pulito, ben gestito, ed è importante perché il nuoto è uno sport non facile, e a margine dell'attività sportiva c'è anche la parte organizzativa, quindi portare un bambino, una bambina in un luogo ordinato, pulito e ben diciamo condotto, credo sia importante, una garanzia per i genitori. Poi è bello poter avere un impianto sportivo nei pressi di casa, sotto casa, vicino, nell'arco di 1-2 km, perché lo sport è fondamentale per i ragazzi, soprattutto nell'età fra i 9 e i 12 anni. È importante dare anche un senso di ordine, disciplina, rispetto per se stessi, rispetto delle regole. Quindi questo, ecco, sono venuto a Morcone perché sono legato a questo territorio, e in particolare ad Aurelio, ma la cosa che mi fa piacere è vedere tanti bambini e bambine che sono motivatissimi a fare dello sport e a divertirsi. Sport in acqua, perché in piscina non devi soltanto nuotare. Qualcuno dice alla fine può diventare noioso il nuoto, invece si crea l'alternativa con la canoa, il kayak e altri tipi di attività. E di la verità che in effetti è bello che Morcone abbia un impianto del genere e vada sostenuto, soprattutto perché ci sono tanti bambini che si avvicinano all'acqua. Chi è di montagna dice: vabbè, voi andate a sciare. No, non è vero, perché l'acqua è un elemento naturale che ci appartiene.
Io credo sia innanzitutto importante che questi bambini imparino a nuotare, a governare l'elemento acqua con padronanza, perché nella loro vita ovviamente capiterà le vacanze, la necessità di confrontarsi con l'elemento, ma anche dare una sicurezza ai genitori che sanno che i ragazzi nuotano e sono in grado di poter gestire anche delle situazioni che si potrebbero creare anche difficili, perché è capitato un po' a tutti vivere magari un'estate, un'ondata o qualcosa di particolare. La cosa importante che bisogna capire è che lo sport aiuta a crescere ed è fondamentale essere coinvolti ed essere stimolati a far parte di un gruppo. Questa è la cosa più bella. Quello che sta succedendo oggi è quello di creare un'alternativa allo sport classico, quindi avere una visione anche un po' più allargata. Quindi la presenza delle canoe è una provocazione, una piscina di 25 metri vuole significare che non c'è bisogno di avere un campo di canottaggio di canoa olimpionico. E poi bisogna dire che il bello è stare insieme e divertirsi, e credo che oggi sì, ci stiamo riuscendo e ci sentiremo più tardi, perché adesso Davide, vai, io Tommy. Invece volevo chiederti una cosa, una curiosità, insomma, tu sei stato due volte campione olimpico nel 1988, sì, nel 1988 e nel 1996. Emozioni sicuramente diverse, quale porti di più nel cuore? Io immagino tutte e due, però quale per un motivo e quale per un altro? Allora, hai riposto, fai una domanda e mi metti indietro di 30 anni. Io ho avuto la fortuna di vincere la prima Olimpiade a 20 anni in Corea e anche la fortuna di vincerla a 28, quindi un percorso per un atleta molto diverso. L'inizio e anche il fine carriera, perché io poi ho smesso a 30 anni. L'emozione della prima volta si compensa con l'esperienza della seconda, e sono stati due eventi diversi e due approcci diversi, però sono stati momenti che considero di partenza. Molti pensano che la vita di un atleta si consacra con una vittoria olimpica. L'ho sempre intrapreso come pensato, immaginato come un punto di partenza. Adesso poter insegnare agli altri e trasmettere delle competenze e credo sia la cosa più bella. Vedete i bambini che si approcciano con un entusiasmo tale, mi vede contento. Oltremodo qui è coinvolta anche la mia famiglia, perché c'è mia figlia che sta facendo la speaker. Vabbè, un bel momento di condivisione, insomma. Sicuramente c'è mio figlio che sta provando il SUP, mia moglie che fa le foto e poi una serie di amici, con Antonio Gazzero in particolare, che conosco da tanti anni, quindi sono contento. Davide, senso dello sport. Sì, io volevo capire giusto una cosa, insomma, anche a onor di cronaca. In effetti noi stiamo guardando un aspetto ludico, un aspetto di divertimento, magari dando anche degli insegnamenti a questi ragazzi, ma dietro quelle vittorie quanto sacrificio c'è, quanta sofferenza c'è? Allora, la differenza fra chi fa lo sport e chi è sportivo ti dà uno slancio che ti permette di superare anche le difficoltà, che ci sono le vittorie così come le sconfitte. Però bisogna ricordare che quando c'è una medaglia olimpica c'è un percorso che è stato di preparazione ed inizia a 8 anni, a 9 anni, quando c'è un genitore, un amico, un fratello, un cugino, uno zio che ti accompagnano all'impianto sportivo, che sia una palestra, che sia una piscina, che sia un campo di canottaggio, che sia un campo di pallavolo. Il primo passo è varcare quella soglia e trovare persone che ti accolgono, che non ti esasperano, che ti coinvolgono, è fondamentale. Quindi è vero, c'è del sacrificio, ma è compensato dal divertimento, perché lo sport deve essere soprattutto divertimento. Poi questa è la prima cosa, ed è la capacità dell'istruttore di coinvolgere e entusiasmare i ragazzi e le ragazze, e poi questa è la cosa, il passaggio più importante. Poi sono pure i momenti bui, però superati dai momenti belli. Davide, vuoi fare un saluto agli amici di Crazy Radio che ci stanno seguendo in questo momento? Allora, un Crazy Radio, un abbraccio a tutti i radioascoltatori, con l'invito di fare tanto sport, non solo di ascoltarlo e guardarlo in televisione, ma di praticarlo, quindi venite a fare sport. Grazie. Grazie. Benissimo, allora, Oriana, veramente una bella persona, una bella persona, sì, tra l'altro. L'animo sportivo. Stanno iniziando i ragazzi? Sì, vedo che insomma si inizia a provare, c'è il nostro Antonio che non perde attimo per immortalare questi momenti. Hanno creato due squadre,
su un bordo vasca c'è Ettore Angeloni che ha avviato la piccola Federica di Brino, una sirenetta, e sull'altro bordo vasca invece c'è Davide Tizzano con il suo gruppo di ragazzi, perché iniziano i giochi, sicuramente inizierà adesso la staffetta di canoe. Noi nel frattempo diamo anche un po' di spazio alle immagini, come è giusto che sia. In questo momento vedete inquadrata la piccola Federica, se ho capito bene, che sta insomma facendo delle esercitazioni con il kayak. Si è un po', ecco che cerca di ritornare in pista. Brava Federica. Allora, a beneficio di chi si fosse collegato in questo momento, noi siamo in diretta dall'impianto sportivo Piscine Le Sirene di Morcone. E questo pomeriggio c'è l'evento organizzato dallo staff Canoa in Piscina. L'ospite d'onore di quest'oggi, che poc'anzi abbiamo avuto ai nostri microfoni, Davide Tizzano, insomma lo conosciamo un po' tutti. Campione olimpico nel 1988, nel 1996, veramente una bella persona, un bel personaggio. E abbiamo avuto qui ai nostri. Ecco, microfoni. Chi conosce questo atleta? Questo non è Alessio, sappiamo, questo è Alessio. Chi è Alessio? Ho detto bene, Alessio, sì. Sì, sì, è lui, anche sulla cuffia è scritto, però lo vedo con poco equilibrio. E Alessio, se non vado errato, fa parte di quella famosa squadra di pallanuoto che parlavamo prima, giusto? Alessio ha iniziato quest'anno ad allenarsi, allora, a pallanuoto, è Lorenzo che già da quando c'era la struttura di Ponte Landolfo ha iniziato pallanuoto ed è la prima squadra. In questo momento, quest'anno, è partita anche la seconda squadra di pallanuoto. E tra l'altro ed è molto bello perché riescono a ciò che manca nel nuoto, come perché è uno sport individuale, si recupera nello sport di squadra e quindi si completa. Anche questo puoi fare a Morcone. Addirittura prima ascoltando quella che è l'intervista che è stata fatta a Davide Tizzano, che lui parlava insomma da molto piccolo, cioè per arrivare a vincere una medaglia d'oro, lui aveva a 20 anni, lui era partito a 8 anni, ma addirittura insomma il nuoto lo si può fare già dopo i primi 3 mesi di vita, perché sì. Si potrebbero Infatti, frequentare dei corsi di acquaticità neonatale. In piscina, ogni sabato mattina, se vieni è una festa, perché ci sono, c'è l'acqua baby, c'è l'ambientamento in acqua con le istruttrici e bambini piccoli che vanno dagli 8 mesi ai 2 anni entrano in acqua con i genitori. È un'esperienza veramente bella perché il rapporto tra padre e figlio, madre e bimbo migliora in acqua e soprattutto i bambini sono nel loro habitat naturale, seguiti da istruttori preparati. Questo riguarda i bambini, ma in generale, cara Oriana, io sono andato un po' a spulciare sul web e ho trovato i 6 preziosi benefici del nuoto. E allora io vado un po' a leggere perché è stata una cosa estemporanea. Allora, rilascia endorfine. Sono sostanze chimiche quindi che vengono, sì, vengono prodotte dal nostro cervello per regolare sì. l'umore e ridurre lo stress. È Recenti vero. Studi, tra l'altro, Oriana, hanno dimostrato che coloro che nuotano con regolarità sviluppano concentrazioni più elevate di beta-endorfine rispetto a chi non pratica nessuno sport. È vero, perché spesso io osservo, quando hanno lezione di nuoto, allenamento di pallanuoto, sono testimone, i miei figli studiano bene e concentrati. Nei giorni in cui non c'è allenamento, come si dice a Morcone, si nanea. Esatto. Allora poi un altro beneficio, che svuota la mente dai pensieri negativi. Il nuoto predilige la coordinazione dei movimenti corporei. Quando si nuota la mente è concentrata sull'azione e ciò consente ai pensieri angoscianti di arrestarsi, lasciando spazio ad un'energia positiva che sprigiona vitalità e positività a tutto l'organismo. Qualsiasi sport è davvero bello, qualsiasi sport c'è la concentrazione, ma nel momento in cui entri in acqua cambi il tuo stato reale, non sei più fuori dall'acqua, sei dentro, tu tiri fuori la testa solo per prendere aria, per respirare, per la respirazione. È arrivato l'avvocato, il presidente ecco, del CONI. Prima ne parlavamo, insomma, che probabilmente
non sarebbe potuto venire, ma conoscendo l'avvocato Collarire, presidente del CONI provinciale di Benevento, immagino che lui abbia fatto del tutto per essere qui con noi oggi pomeriggio, e in effetti è qui, e tra non molto lo porteremo anche ai nostri microfoni. Continuando a dire quelli che sono i benefici del nuoto, al terzo posto c'è che facilita il sonno. Nuotare migliora le qualità del sonno grazie alla produzione della serotonina, l'ormone del benessere che regola efficacemente il ciclo tra sonno e veglia. Allora, Oriana, avevo dubbi che l'avvocato avrebbe fatto il possibile per essere qui con noi. Aspetta un attimo che accendiamo il microfono, se volete posizionarvi davanti al nostro banner, io chiamerei Antonio, se c'è Antonio. Oriana, puoi chiamare un attimo Antonio, così facciamo anche la ripresa ufficiale. Dicevo, tra qualche minuto porteremo ai nostri microfoni. Intanto stavo raccontando quello che sono i benefici del nuoto. Aumenta l'autostima. Il nuoto, associato ad una dieta sana e equilibrata, è uno dei migliori rimedi per combattere l'obesità. L'acqua, essendo 800 volte più densa dell'aria, permette ai nuotatori di bruciare più calorie rispetto a chi pratica sport all'aperto, percependo meno stanchezza e meno fatica. Il nostro corpo tonificato risulta più splendente e bello, facendovi sentire soddisfatti di se stessi e motivati. Tra non molto vi leggerò anche quelli che sono gli altri, ma nel frattempo ci ha raggiunto il presidente del CONI, e quindi do la buonasera all'avvocato Mario Collarire. È stata una sorpresa fantastica, perché è davvero il simbolo dello sport, l'avvocato, il dottore Collarire, perché pur avendo impegni domenica pomeriggio ha fatto una scappata qui a Morcone per onorarci in questo pomeriggio. Quindi a breve c'è Davide Tizzano, che adesso è in acqua, però la vedo già felice nel vedere questi bambini che giocano in acqua in canoa. Eh beh, lo sport è un'esplosione di felicità, immaginate in qualunque occasione, immaginate, tutti concepiscono la felicità del gol, quell'espressione di gioia, no, lo sport è felicità, è la possibilità di poter fare qualche cosa che piace. Ecco, vedere dei bambini che hanno la possibilità, ecco, di poter fare tutto questo, veramente mi riempie di grande entusiasmo. Anche perché siamo in un piccolo paese che ha un impianto così e riesce a coinvolgere una domenica pomeriggio autunnale bambini e avvicinarsi ad altre discipline sportive, sempre con l'acqua, però è la canoa, e non è facile, vero, anche in un piccolo paese realizzare queste giornate, queste manifestazioni. Secondo me fondamentali, soprattutto per noi che viviamo in provincia, perché dobbiamo avere le stesse opportunità che hanno i ragazzi, i bambini che vivono in città. Beh, tutto questo dipende dalle persone, perché anche nelle grandi città ci sono tantissimi bambini, tantissimi ragazzi che non riescono poi a trovare delle possibilità come queste, perché spesso la grande città è concentrata, non so, sul grande calcio, è concentrato su grandi avvenimenti, e poi ci si dimentica invece che lo sport va praticato, non può essere solo uno spettacolo, non può essere solo un film da vedere in televisione. E allora, questo è lo sport. Lo sport è potersi mettere in discussione, lo sport è poter dare il meglio di sé, lo sport è una sfida anche alle proprie paure. Il bambino come fa a crescere se non affrontando le proprie paure, le proprie difficoltà, e piano piano acquisendo quella consapevolezza che poi anche lui può fare delle cose più difficili. E questo è il senso della crescita, è il senso proprio insieme agli altri. Chiaro, poi farlo insieme agli altri è una preparazione alla vita ancora più importante, perché nella vita preparazione al lavoro, non si lavora da soli, si lavora con gli altri. Allora, chi invece non ha fatto un percorso sportivo si trova in difficoltà quando deve lavorare con gli altri. Perché? È perché naturalmente sente invidia per chi è più bravo, naturalmente non riesce a collaborare con gli altri, non riesce a donare se stessi alla collaborazione con gli altri. Come si fa in una squadra? Se invece, tutti quei bambini che stanno tutti insieme su quella canoa, e che ognuno deve dare equilibrio alla canoa, perché nessuno debba andare giù. Quello è un modo di concepire la vita
con gli altri. Di porsi in maniera diversa. Esatto. Verso se stesso e gli altri. Ecco, parlare non più con l'io, tutti quanti nasciamo uno alla volta, anche se nasciamo parti gemellari o trigemini. È vero. Però nasciamo uno alla volta e quindi nasciamo al centro del mondo. Poi dobbiamo imparare invece che non siamo al centro del mondo e se vogliamo vivere felici dobbiamo rapportarci con gli altri, ma questo è un percorso. Ma poi questo sport, grazie all'acqua anche, insegna qualcosa che non tutti gli sport insegnano, secondo me, il rispetto. Il rispetto. Perché in questo momento tu sei insieme all'acqua, quindi anche il rispetto dell'ambiente, non solo il rispetto dell'altro atleta. Sì, e questa è la parola che cambia, che dà il grado di civiltà. Il rispetto, rispetto delle regole, rispetto di se stessi, rispetto degli altri, rispetto dell'ambiente. È la parola che cambia il rapporto di una persona col mondo. E se non, ecco, però non è un fatto concettuale. Bisogna essere convinti di tutto questo. E per essere convinti bisogna praticarlo. Grazie dottore, presidente, a breve ritroveremo Davide Rizzano, così un saluto affettuoso, eccolo, lì in acqua che saluta, a breve lo faremo risalire dall'acqua. Benissimo. A breve. Vedo il sorriso di Davide che è ecco, inimitabile, ecco, che cos'è la felicità. Infatti prima ci ha detto una cosa davvero bella, che al di là del sacrificio nello sport c'è innanzitutto il divertimento, è davvero felice lui di essere qui a Morcone perché ha trovato un impianto molto bello, efficiente, soprattutto istruttori con grande passione. Ecco, ma se voi pensate il grande esempio di Davide, ecco, Davide Tizzano è un olimpionico. Olimpionico significa che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, perché tutti gli altri sono atleti olimpici. Ecco, olimpionico o Danike Vittoria, quindi è solo uno che ha vinto la medaglia d'oro, tutti gli altri hanno partecipato, sono olimpici. Ecco, un olimpionico, cioè raro, è molto raro soprattutto in Italia, che sta in acqua con dei bambini a spingere una canoa, quello ha capito tutto della vita, quello è un campione. Cioè è un campione perché sa che cosa significa la gioia di poter fare tutto questo e soprattutto l'importanza di poter donare se stessa agli altri, trasferire la tua passione a questi bambini. Cioè allora lui veramente nella spingere quella canoa, ecco, la sta spingendo verso il futuro con la sua forza, con la sua passione, e questo è il senso della vita. Grazie. E ringraziamo come sempre l'avvocato Collarile che insomma ci dà sempre le sue perle di saggezza. E tra l'altro vedi Oriana, io non dicevo campione olimpico, ma campione olimpionico, ma ho detto c'è campione una bella olimpico. Differenza vedi? È sempre un insegnamento ascoltare il presidente del allora CONI. Facciamo una cosa, io volevo salutare un attimo il presidente, io ti lascio in compagnia di una persona e così vi fate voi una bella chiacchierata, dai. Allora con noi c'è ufficialmente Rosanna. Ciao Rosanna. Ciao ragazzi, a tutti gli ascoltatori di Crazy Radio. Allora, mi presento, sono Rosanna Tizzano, ho praticato. Ah, sarai la figlia? Sono la figlia di Davide, ovviamente si può notare per chi ci segue da casa live che la somiglianza purtroppo mi No, è una bella anticipa. Somiglianza, ma non solo fisica, ti conosco da poche ore, ma il DNA di sportivo è quello. Ti sei buttato a capofitto in questa manifestazione come se l'avessi programmata già da tempo, invece ti è venuta così. Vedo il tuo ragazzo rugbyista in acqua che si sta divertendo a spingere un kayak, e te che stai animando la manifestazione. Allora grazie, noi siamo stati ospitati, noi tendo a precisare, io sono di Napoli, però con il mio ragazzo comunque vivo a Montesarchio, quindi siamo abbastanza vicini, e trovare una struttura di questa tipologia qui a Morcone è stata una sorpresa, sia perché è una struttura costruita veramente bene, tenuta e gestita benissimo, piscine di questo tipo, veramente è stata una sorpresa per me. Quindi quando poi ci siamo incontrate stamattina, diciamo, come dicevi, noi siamo persone di sport,
quindi coinvolgere i bambini nello sport, far capire l'importanza della comunicazione, della relazione, per noi è fondamentale, quindi è stato sicuramente un piacere. Innanzitutto poi vi voglio fare i complimenti a voi, magari persone che abitate qui, che vedo tanti ragazzini e tanti genitori che partecipano attivamente. Sì, una grande volontà ai genitori, perché domenica pomeriggio essere presenti qui e vedere i propri figli felici, ma avvicinarli allo sport, grande impegno, e la costanza soprattutto, perché ogni sport ha necessità di costanza, il nuoto probabilmente certo. Un po' di più, ma anche in questi pomeriggi mettersi in gioco e fare in modo sì. che i propri figli si mettano in gioco è veramente diciamo bello. Che è bello vedere che magari la domenica pomeriggio un genitore che lavora tutta certo, la settimana, che vorrebbe... segue i figli tutta la settimana nell'attività sportiva, come mi dirai anche tu, è una cosa veramente bella da vedere. E soprattutto queste canoe sono il simbolo davvero, perché sì. come ha detto prima tuo padre Davide Dizzano, è una provocazione, però ti dimostra che un impianto, se è presente, sì. puoi realizzare diverse manifestazioni, diverse giornate di avvicinamento allo sport, certo. perché vederlo lì nuotare insieme ai bambini è favoloso. Certo, allora, guarda, ti ripeto, io venendo da una realtà come Napoli, dove impianti sportivi sì se ne vedono, ma parliamo di una grande città, comunque una cittadina come Morcone, trovare un impianto del genere per me è stata una sorpresa, e soprattutto la cosa è recentissimo questo impianto, sì. però loro sono istruttori da una vita. Io non ricordo, Rino e Marina non li ho mai visti se non in tenuta sportiva certo. con un impianto, hanno il nuoto nel sangue mm-hmm. e la trasmettono questa passione. Guarda, io penso che una delle cose più importanti in un luogo del genere sia il coinvolgimento di tutte quelle istituzioni come scuole, magari mi viene in mente la chiesa, associazioni sì. sportive come loro, per unirci. Di coinvolgere i bambini, perché diciamocela tutta, in tempi d'oggi, come un bambino viene ipnotizzato davanti a un cellulare e non sa nemmeno con mille chi sta pranzando, mille volte un pomeriggio in acqua, brava, mille bravissima. Volte un pomeriggio che io genitore, che non lo sono, ma sono diciamo mio fratello che ha 8 anni e lo vivo tutti i giorni con lui, è una lotta, perché ha 8 anni diciamo sempre con la testa sul cellulare, combattiamo, creare l'alternativa sì. con lo sport, sì, noi combattiamo questa sì, combattiamo diciamo questa attitudine dei ragazzini di oggi con lo sport, per fargli capire che è bello condividere il pomeriggio con un amico piuttosto che con un cellulare, e lo sport credo sia il mezzo migliore per fare questa cosa, per crescere, è vero, verissimo sì. Sì. Adesso si sono riuniti tutti a bordo vasca, sta per accadere qualcosa, allora vediamo come il proprietario di casa organizza l'attività della canoa, come diceva prima mio padre in questo caso. Comunque la provocazione di avere delle canoe e di utilizzare delle canoe con l'attività sportiva all'interno di una piscina, diciamo un'attività abbastanza inusuale. Il nostro cameraman amico Antonio sta inquadrando, è un bellissimo incontro, il presidente del CONI e il campione olimpionico Davide Tizzano, come due persone proprio semplici a bordo vasca che si scambiano momenti affettivi. Ma guarda, e di ricordo. Lo sport è proprio questo, è il fatto di semplicità, cioè lo sport è semplicità. Io sono giocatrice di rugby da 6-7 anni, per essere felice... Una famiglia di sportivi. Essere felice per me significa finire una giornata di lavoro, prendere un pallone da rugby, andare al campo, stare con la mia squadra, che è la mia seconda famiglia. Quindi condividere le domeniche. Il senso dello sport. Sì. Adesso Ettore, di nuovo hanno posizionato il kayak sul blocco. Sì. Sta nuovamente per partire ed entrare in acqua. Sì, dicevo prima ai ragazzini, proprio per fargli capire anche l'importanza dell'attrezzatura sportiva, che poi diciamo con la loro dovranno avere massima cura. Il rispetto, come, certo. Come vediamo adesso Ettore che diciamo si imbraca la canoa con il paraspruzzi, quindi voi lo vedete dalla diretta, quindi proprio vediamo questa... Ed questa, eccolo! Diciamo questa attrezzatura in lattice che ha Ettore sulla canoa, che dà la possibilità alla canoa di non riempirsi d'acqua nel momento in cui lui va. Con grande agilità riesce a manovrare la canoa, anche prima ha dimostrato come immediatamente rimettersi in posizione sì. dopo un capovolgimento. Sì, e questa è poi proprio la base, no? Insegnare ai ragazzini, ai bambini più piccoli come avere...
la consapevolezza del proprio corpo, dei propri movimenti, da cui poi genera il rispetto per l'altro e il rispetto soprattutto per i genitori, che è la cosa fondamentale. Un pomeriggio meraviglioso, quasi quasi un costume. Guarda, a me è proprio questo, rimpiango di non aver portato il costume per entrare in vasca, è vero? Sì, diciamo, loro sono stati più fortunati che l'hanno comprato, si sono, l'hanno subito, trovato, sì. Si sono subito attrezzati. Io rimpiango questa cosa, però diciamo che a livello di brandizzazione ho avuto la maglietta del partner di oggi, Crazy Radio, appunto questa web radio da cui ci state seguendo. Adesso vediamo un attimo, vedete come le canoe vengono posizionate nelle varie corsie, quindi la corsia 4 e la corsia numero 3, proprio perché abbiamo organizzato un test match con i bimbi più piccoli, quindi una vera e propria gara, una vera e propria competizione, per far vedere comunque sia ai genitori che a voi spettatori da casa com'è l'importanza della tecnica. E con quanta attenzione i bambini stanno ascoltando Rino in questo momento, è quello che dicevi prima tu, la passione e l'attenzione, perché devono entrare in acqua. Guarda l'importanza dello sport, io ho iniziato a fare sport a 6 anni, ho iniziato a fare nuoto, poi ho fatto canottaggio per 10 anni, poi sono passata al rugby. Ma il rispetto e la disciplina che mi ha insegnato lo sport è impagabile. Se domani dovessi, ti ripeto, sono un po' giovane, diciamo, però se domani dovessi comunque avere un figlio, sicuramente il primo sport che farà sarà il nuoto, sia per una questione di in disciplina, acqua. Sì, in acqua, assolutamente. Ma qui a Morcone sai che si può cominciare anche prima, perché ci sono tante mamme in attesa che vengono a fare nuoto, perché ci sono degli istruttori che gli fanno fare dei percorsi in acqua. Nuoto dolce, guarda, sì, per rilassare anche il peso della gravidanza. Allora, guarda, io ho fatto nuoto da piccola, poi facendo tanti sport non mi sono mai avvicinata con passione vera ad una piscina. Quando ho avuto problemi fisici causati dal rugby, perché ho avuto un certo il rugby, la cosa che il mio fisioterapista mi ha detto, essendo comunque abbastanza mastodontica fisicamente, è fare nuoto. Nuoto, il nuoto è come una medicina, perché così è vero. E come dicevi tu, per le mamme che aspettano un sollievo e magari hanno il peso del pancione, e quindi comunque io ti ringrazio per la tua compagnia, per la vostra proprio ospitalità che mi state dando oggi, nonostante io sia una grande chiacchierona. Allora cambiamo un attimo i microfoni, io non so di cosa stavate parlando, cara Rosanna, con Oriana, perché sono stato un attimo preso nel salutare il presidente del CONI, l'avvocato Collarini. Di cosa parlavate? Fammi sentire. Allora, parlavamo dell'importanza del nuoto visto come sia medicina, poiché io, diciamo, giocando a rugby ho avuto 3-4 anni fa un infortunio, purtroppo, che ho risolto grazie all'attività in piscina, perché comunque essendo grossa il peso non aiutava il mio ginocchio, e quindi io ho risolto i miei problemi sportivi grazie al nuoto. Capito? Quindi diciamo utilizzare proprio lo sport come mezzo di salvezza sotto tutti i punti di vista. Senti, io diciamo voglio svelare chi realmente sei, perché tra l'altro quasi che ti sei scoperta da sola, perché noi prima abbiamo parlato in tua assenza di chi erano i figli di Davide, che uno insomma era in acqua e l'altra era una giocatrice di rugby. Adesso insomma ti sei autosvelata, quindi l'ho detto che sei la figlia di Davide Tizzano. Sì, no, io sono la figlia di Davide, e comunque a casa nostra lo sport la fa proprio da padrone. Noi figli abbiamo tutti fatto sport ad alti livelli. Mio fratello fa 8 anni e Giuseppe fa nuoto. Cioè Giuseppe sta lì, cioè in mezzo a tutti i cuccioli che stanno sì, comunque facendo attività. Senti, Rosanna, io ne approfitto per insomma chiederti qualcosa di simpatico, usciamo un attimo fuori da quello che è il nuoto. Mi devo preoccupare? No, assolutamente, volevo sapere un po' com'è papà in famiglia, dai, parliamo un attimo dell'uomo Tizzano, allora, non dell'atleta. Allora, mio padre diciamo è... Cioè uno di quei genitori autoritari che si arrabbia, se non torni alle 10 stasera ti do allora, le botte. Diciamo che papà... penso l'avete sicuramente poi inquadrato, è passato di qui e tutto. L'aspetto è un pochino quello del padre autoritario, autorevole e diciamo molto severo. La sua giovane età, perché comunque io ho 25 anni e lui ne ha
50, la sua giovane età ci ha sempre permesso di instaurare un rapporto di amicizia che va un pochino oltre il rapporto genitoriale, proprio perché lui mi diceva: tu fai quello che vuoi, però ci sono delle regole da seguire, se non le segui poi sono problemi tuoi. Esatto. Quindi... Senti, invece raccontaci un po', tu che hai seguito tanto papà, qualche sì. aneddoto, qualche curiosità particolare quando si è trovato o in una gara o semplicemente in un'esibizione del genere, è capitato allora, mai qualcosa di particolare? Sì, allora guarda, rifacendoci proprio alla piscina, diciamo all'argomento acqua, mio padre ha vinto due Olimpiadi, l'ultima che ha vinto, quella lì di nel 96 ad Atlanta, lui perse la medaglia olimpica, perché cioè, praticamente... perse nel senso che la perse proprio, no, la perse non proprio la trovava per... più. No, la perse, non la trovò, nel senso vinse la medaglia prima e poi perse la medaglia perché uno dei suoi compagni di barca nell'euforia lo abbracciò, caddero nel bacino di acqua dove avevano disputato la finale olimpica e lui non trovava più la medaglia, gliela recuperarono dei sommozzatori, quindi diciamo c'è questo scherzo che sì vabbè ma tu hai vinto la medaglia però poi l'hai persa, cioè, capito? Quindi... capito, simpatica come cosa. Invece parliamo anche un po' di te, no? Prima quando ci siamo conosciuti nel fuori onda e dietro le quinte tu mi raccontavi insomma che anche tu hai una passione per la radio, che anche tu ti diletti come speaker. La mia domanda è quella che volevo chiederti: come pensi che sia cambiato la radio, oppure che importanza ancora oggi la radio, e soprattutto insomma con le nuove tecnologie oggi si riesce non solo sì. a farsi ascoltare, ma come nel caso specifico di oggi anche di farsi vedere? Allora, io da brava studente laureata in comunicazione comunque mi sono dilettata un pochino con la radio universitaria all'epoca, e ti posso dire che sicuramente la radio non è vista come era vista all'epoca, quindi solo come fattore uditivo, ma con le nuove tecnologie innanzitutto gli spettatori possono vedere tutto ciò che noi stiamo commentando online, che è una cosa che comunque 30, 40 anni fa, ma anche 10 anni fa era impensabile. Quindi grazie comunque alle nuove tecnologie noi abbiamo la fortuna di poter registrare, di andare in onda grazie ad un computer. Un computer, sì. una telecamera e un microfono, noi facciamo la radio. E noi stiamo gestendo proprio questa diretta, esatto. così, con un computerino. Quindi noi siamo qui con questo, con un computer portatile, due microfoni, una connessione internet, e riusciamo comunque a fare un reportage di tutte queste attività sportive, a commentarle, ad avere un parere magari da te che fai radio da tanto tempo, da me che sono una sportiva, l'intervento di Davide Tizzano, che non mi viene da dire papà, capito? Cioè... Io ne approfitto perché insomma proprio perché ci stanno guardando volevo salutare tutti quelli che sono connessi: Bernardo Ponte, Antonio Colabello, Francesco Bettini, Marzio Cirelli, poi vediamo chi più recente: Rita Bozzuto, Silvana Bollella, Patrizia D'Addona, Tiziana De Francesco, Domenico Cioccia, Angela Grazia Di Brino, Anna Maria Lombardi che ciao. Ci saluta, ciao Antonio Scrocca, Gianluca Delli Veneri, Oriana Caviasca che è stata fino a poco tempo fa con noi e è dovuta andare via, però ci ha promesso che ritornerà e nel frattempo si sta godendo anche la nostra diretta. Guarda, quindi... te l'ho detto, la fortuna di avere proprio questi nuovi mezzi di tecnologia che ci danno la possibilità di essere in contatto con tutte queste persone che magari per un motivo o per un altro, lavorativo o meno, sono a casa ma che comunque vivono l'evento, come dicevi tu, la signora Lombardi che ci ha salutato. Sì. Quindi tutte le persone che ci stanno seguendo, è questa l'importanza che io attribuisco ai nuovi mezzi di comunicazione. Poi il fatto di comunque di arrivare con così tanta semplicità oltre i propri confini, insomma con la potenza del web si riesce magari a guardare questa diretta dall'altra certo. parte del mondo, anche magari con una certa nostalgia per chi magari è del posto e si è dovuto spostare per motivi familiari o per motivi sì. di lavoro all'estero, però può mantenere certo. un filo conduttore, un contatto con le realtà ma locali guarda, attraverso proprio questo. Permettimi di dirlo, non c'è bisogno di andare all'estero perché io sono napoletana come i miei genitori e vivo a Montesarchio, quindi in provincia di Benevento, e indipendentemente dalla mezz'ora di macchina che ci separa, io e mia mamma parliamo solo tramite videochiamata perché lei, da buona mamma del sud, t'ha già parlato in faccia. È vero, è vero, è vero, è vero.
Nel frattempo, Rosanna, cosa stanno facendo? Raccontaci un allora, po'. Allora, come possiamo vedere dalla nostra diretta, i ragazzi, quelli lì un pochino più grandi, stanno proprio disputando una competizione in canoa e in piscina. Come una sorta di staffetta. Sì, è una sorta di staffettina, quindi chi prima arriva consegna il testimone di oggi, che è proprio la canoa, quindi far capire anche l'importanza dell'impegno di questi bambini, che tutti i giorni vengono comunque a nuotare, e l'impegno che ci stanno mettendo oggi per far andare dritta la canoa, per farla arrivare con l'aiuto, guardiamo com'è importante il gioco di squadra, sì, con l'aiuto di un nuotatore, ecco, guardalo, si vede bene adesso, con l'aiuto di un collega nuotatore che gli dà una mano a dire guarda, questo, guarda, io ne parlavo prima, no? L'importanza dello sport sta proprio in questo, nel rispetto del mio compagno di squadra che gli do una mano e gli vado proprio ad aiutarlo. È vero, è vero. Vediamo come il proprietario di casa anima ovviamente meglio di me. E tra l'altro io colgo l'occasione per ringraziare Rino Di Brino, che oltre ad essere il padrone di casa è anche l'istruttore capo di questa splendida struttura. Io lo dico anche a beneficio di chi si fosse collegato in questo momento: noi siamo in diretta dall'impianto piscina di sirene di Morcone. Oggi c'era questa manifestazione canoa in kayak che è stata organizzata per farmi il regalo di compleanno, cara Rosanna, diciamo, perché oggi è il mio compleanno. Grazie. Allora, hai visto? Dopo ti fai anche il bagno, dopo ti buttiamo in piscina, come ti si dice, facciamo il cappottino. No, lasciamo perdere, guarda. No. Ho una certa età, quindi l'umidità potrebbe portarmi delle conseguenze. Ma il costume ce l'hai almeno? No, non c'è neanche il costume. Vedi? No, e io prima dicevo mannaggia che non ho portato il costume, perché diciamo tutta la mia famiglia, tra mio fratello di 8 anni con il costume che sta facendo la staffetta, il mio fidanzato che fa il bagnino d'eccezione, mio padre è dato come l'ultima staffetta, l'ultima parte della staffetta, vediamo come i bambini cercano proprio di arrivare, sì, prima e di vincere. La seguiamo. Ecco, vediamo. Guardiamo come azzurra questa bimba in canoa con il costume viola, che è stata la mia assistente. Vediamo, diciamo, osservate dall'occhio attento di Davide Tizzano, vediamo come finisce la staffetta. Vabbè. Vince la squadra degli squali. Gli squali. Sì, siamo in piscina, mi sembra. Io voglio salutare anche Giampiero Valletta, che quest'oggi sta immortalando tutti i momenti salienti di questa giornata, di questo pomeriggio. Anzi, dov'è Giampiero? Non lo vedo più, era da qualche parte, vabbè, lo saluto, magari dopo gli chiediamo anche noi uno scatto, Rosa. Eccolo qua, Giampiero, ti stavo salutando in diretta e stavo dicendo che tu stai immortalando tutti i momenti salienti di questa giornata, quindi se magari fai anche uno scatto a noi ci fa piacere. Okay. Grazie. No, vediamo come mi hanno accesso. Oggi mi avete proprio accesso radio voi di Crazy Radio. Esattamente. Allora, salutiamo. Grazie a Giampiero. E allora continuiamo a raccontare, cara Rosanna, quello che sta accadendo qui all'interno della piscina. Allora, di la staffetta è finita. Vigile Davide Tizzano che fa la sfilata a bordo vasca. I ragazzi penso si siano divertiti, abbiano fatto qualcosa di nuovo e abbiano anche comunque procurato un paio di risate ai genitori, che magari inquadriamo dopo, ma che sono tutti presenti, sì, nell'area, sì. Spalti, quindi nell'area panchine che alla piscina. Io, sai, dicevo prima, non mi sarei mai aspettata che magari in una cittadina come Morcone ci fosse una struttura di questo tipo, gestita in questo modo, ma soprattutto che dà la possibilità agli abitanti di far svolgere attività sportiva ai bimbi più piccoli vicino casa. Molte volte io faccio sempre il mio esempio, no? Ho giocato a rugby a Benevento per tanto tempo e facevo avanti e indietro, quindi partivo. Con chi giocavi a rugby? Io gioco a rugby, ho giocato nel rugby Benevento per qualche periodo. E la mia difficoltà era proprio quella di partire da Napoli con la macchina. Ma tu sei una di quelle cattive. No, io sono cattiva solo in campo. In campo mi riferivo. Sì, sì, no, poi sono una tranquilla. Diciamo che sono un giocatore molto corretto, che però se mi dai fastidio
ne poi diciamo come in tutti gli sport, io ho giocato a calcio, no? E ho sempre detto che anche se perdo 10-0 io gioco sempre per vincere, e finché l'arbitro non fischia io do sempre il massimo. Bravo. La grinta e la cattiveria. C'è un... finisce la partita, siamo tutti amici, io vivo tutti lo bene. Sport con una filosofia di un maestro di Aikido che dice: lo sport si fa con umiltà, lo sport si fa con arroganza, l'arte si fa con umiltà. Quindi l'arroganza, ma non vista come cattiveria, ma l'arroganza è dire: io oggi sono il più forte, sì, perché do il meglio. Diciamo di una me. Sorta di presunzione, ecco, esatto, io scendo in campo e sono più forte, sì, di te. Esattamente. Poi dopo il verdetto, insomma, come sempre lo dà, il verdetto lo darà il campo in qualche modo. Comunque ti dicevo, la difficoltà di fare Napoli-Benevento per andare a giocare il mio sport era notevole, quindi avere una struttura proprio al centro della cittadina di Morcone è una fortuna che molti magari non comprendono. Cioè, io mi chiedo come è una risorsa per il, sì, paese stesso, insomma, se tu pensi, sì, che una struttura del genere, insomma, per trovarla bisogna spostarsi almeno a 30 km da qua. Esatto. E questa struttura si trova in un bacino molto particolare dove richiama l'attenzione anche di tutti i paesi dell'Alto Tamaro, perché qua siamo a pochi chilometri da Ponte Landolfo, da Campolattaro, con le, sì, Sennite, Circello. Se ci spostiamo sul versante molisano abbiamo a pochi chilometri Sepino, Cerce Maggiore, insomma è collocata in una zona veramente interessante, per cui noi stiamo facendo anche un po' di promozione, visto che comunque, certo, siamo qui, ed è giusto, insomma, dire che strutture del genere bisogna andare almeno da queste zone qua, o su Benevento o su Campobasso. Guarda, io penso che la giornata di oggi possa essere un esempio proprio che invogli gli abitanti di Morcone, non solo, ma anche dei paesi vicini, delle cittadine vicine, a frequentare la struttura, ma non solo per i bimbi, che sicuramente è la cosa più importante, perché i bambini di oggi sono gli adulti del futuro. Quindi se un domani i genitori soprattutto magari hanno bisogno, sanno che il loro figlio è cresciuto con la disciplina sportiva. Certo, io prima, quando tu ancora non c'eri, in tua assenza, parlavo di quelli che sono un po' i benefici del nuoto stesso, che oggi, insomma, stiamo praticando qui all'interno della struttura. Abbiamo parlato del rilasciamento delle endorfine, abbiamo parlato che svuota la mente dai pensieri negativi, sì, facilita il sonno, aumenta l'autostima. Volevo parlare anche di il quinto prezioso beneficio che apporta il nuoto, che è l'apporto e il supporto di energie vitali. Mentre gli altri sport ci fanno sentire affaticati e stanchi, il nuoto ha un potere rigenerante e ci fornisce la giusta carica per, certo, affrontare la giornata e qualsiasi tipo di problema. Ma io ti voglio aggiungere, insomma, a quello che hai detto, che ovviamente mi trovi d'accordo su tutti i punti che mi hai elencato prima e che hai elencato a tutti i radioascoltatori che ci stanno diciamo facendo compagnia oggi qui. Insomma, è proprio quello di capire che il nuoto può essere usato anche come quando vai a fare la giornata al centro benessere, sì, che ti rilassi. Sì. Quindi rilasciare proprio tutta l'energia negativa che hai accumulato durante la giornata, grazie proprio all'annullamento del tuo peso in acqua, che può sembrare una cosa scontata e banale, ma non lo è. E poi senti, l'ultimo dei sei preziosi benefici, ma ce ne sono anche altri, no, qua stiamo parlando di una classifica dei primi sei, rende longevi. Quindi, secondo gli esperti della University of South Carolina, nuotare riduce il rischio di morte prematura del 50%. Vado tutti i giorni in piscina adesso. Hai visto? Da domani vado tutti i giorni, magari le, ecco, io sono 25... A pensarci dovrei farlo anche io, insomma, in qualche modo. Vabbè, perché oggi è il tuo compleanno, diciamo che sei in piscina, è come se ti fossi annullato di 10 anni perché lo festeggi qua. Più che altro sto facendo la sauna, perché davvero fa caldo, insomma. Sì, fa caldo proprio perché diamo la possibilità ai bambini, quando in inverno fa un pochino più freschetto, e stando ieri sera qui, tra l'altro ho mangiato molto bene, ho notato che la temperatura è bassa la sera, quindi il riscaldamento che, sì, io e te proviamo oggi, che a me non dispiace perché fuori fa freddo, è proprio questo, per dare la possibilità ai bambini di praticare lo sport nelle migliori condizioni possibili. Non si ammalano, perché, signori miei, chi è abituato a fare sport si ammala quando smette di fare sport e non quando lo pratica. È vero, ricordiamocelo. È vero. Ti dicevo, ecco il nostro cameraman, ringraziamo ancora Antonio che questo pomeriggio, Antonio, insomma, ci sta aiutando in questa oggi, diretta. Tra non molto porteremo anche ai nostri microfoni il padrone di casa, Rino,
E poi avremo il piacere anche di avere Ettore Angeloni, che è l'istruttore di kayak, che prima abbiamo visto che oggi sta facendo le sue esibizioni. Vediamo come l'adattamento allo sport, cioè vedi le canoe si sono girate loro grazie all'adattamento, quindi come dicevi tu, in questi sei punti che abbiamo elencato e le energie che vengono create dallo sport, cioè tu secondo te sotto a sforzo sì. saresti riuscito a fare una cosa del genere? A capire che il movimento... È una provocazione amicale che ti faccio in questo momento. Io personalmente forse no, perché insomma mi trovo anche con qualche chilo di troppo, però diciamo insomma... che detta la napoletana ti saresti accappottato. Esattamente, mi sarei accappottato. Però insomma è bello vedere come i ragazzi seguono la lezione, attenti, incuriositi. È veramente bello, devo dire la verità, è un pomeriggio particolare. No, veramente è suggestivo, guarda, vedere che i bimbi che tutti i giorni fanno nuoto si cimentino oggi che è domenica, invece di stare davanti alla televisione, alla PlayStation, al cellulare, brava, giocano. Stanno oggi qui a giocare tra giocano di loro. E si divertono. Ti ho detto, mannaggia che non ho portato il costume. E chissà mai, magari uno si appassiona a questo nuovo sport acquatico. È una disciplina. Magari un domani troveremo un campione a Morcone, un campione olimpionico, come dice il buon avvocato Collarile. Vediamo com'è il nostro bagnino d'eccezione, si tuffa per recuperare. Penso che dopo la giornata di oggi mi lascia. Noi dobbiamo stare attenti che siamo proprio a bordo vasca, quindi potremmo o cascare o magari ci inondano la postazione. Comunque veramente io volevo fare i complimenti a chi gestisce questa struttura, che vediamo inquadrato Rino, che veramente con anima e corpo cerca di coinvolgere i bambini a 360 gradi. Struttura nuova tra l'altro, perché se non vado errato ha poco più di un anno e mezzo, due di vita, ma l'esperienza insomma di Rino e sua moglie Marina ormai è ventennale. Loro gestivano la vecchia struttura che era nei pressi dell'hotel La Formica di Morcone, poi alla chiusura di quella struttura si sono spostati in una piscina comunale a Ponte Landolfo. Nel frattempo stavano realizzando questa struttura, perché il loro sogno era sempre quello di creare un qualcosa di interessante proprio all'interno del loro paese dove loro vivono. In effetti insomma ci sono riusciti. Guarda, io credo che con l'esperienza che hanno, unita alla professionalità e alla struttura così nuova e tenuta bene, sia un connubio che può portare solo comunque a successo per loro, per la cittadina di Morcone e per i bambini soprattutto. È vero. Noi intanto seguiamo un po' le immagini e nel frattempo cerchiamo di recuperare Ettore per l'intervista. Vediamo come Ettore e Davide fanno il pit stop a ogni lato della vasca. E uno dei punti che hai toccato prima è quello del rilascio delle endorfine, che magari per chi non si cimentasse di gergo tecnico dal punto di vista chimico della chimica, è proprio questo, cioè nel senso che i bambini quando fanno attività sportiva sono felici. Ettore. Proprio perché il loro corpo si attiva e quindi loro sono felici grazie all'attività sportiva. Io vediamo un attimo. Allora, abbiamo con noi, come avevamo detto poc'anzi, Ettore Angeloni. Ettore Angeloni è istruttore di kayak. Allora Ettore, intanto benvenuto su Casile, io do la parola a Rosanna. Allora, direttamente dall'impianto Le Sirene a Morcone, la piscina che ci ospita oggi, abbiamo Ettore Angeloni. E Ettore, parlaci un po' della tua esperienza della canoa polo, della canoa. È un'esperienza interessante, piacevole, fatta in epoca, diciamo in gioventù, insomma, anche agonisticamente. Ci siamo divertiti, avevamo una squadra di canoisti molto, molto affiatata. E devo dire, facevamo un'attività molto, come dire, polivalente. Facevamo sia canoa fluviale, quindi le attività, le speciali,
le specialità di discesa e slalom che canoa polo. Adesso insomma invecchiando ci divertiamo in situazioni più tranquille, più comode, più agevoli e anche più divertenti, diciamo. Ettore, io volevo chiederti una cosa. Grazie per il microfono. Ettore, un attimo, io volevo chiederti una cosa in particolare. Ti sei mai trovato in situazioni di difficoltà nel fiume o nel lago, insomma, dove... Sì, l'attività fluviale è sicuramente più impegnativa e più tecnica e molto particolare, però grandi difficoltà no, devo dire, niente di mai arrivato, non siamo mai andati al livello di, diciamo, di situazioni pericolose, insomma, ma molto 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 divertimento e piacevole. Comunque, piacevole attività sportiva, insomma. Tu consigli logicamente a chi ha intenzione di praticare questa disciplina anche a livello amatoriale comunque di avere delle nozioni di base? Guarda, immagino. Guarda, qui nella zona a livello di fiumi siete fortunatissimi, avete due o tre situazioni tra Calore a Monte di Benevento e il Tammaro, qui avete circa 100 km di canoa fluviale di potenzialità, con potenzialità enormi, insomma. Bisognerebbe che qualcuno si impegnasse qui nella zona e, diciamo, dovrebbe premere più l'acceleratore su questo tipo di attività piuttosto che altre, perché queste sono attività che fanno bene sia al territorio e sia anche alla cultura dei ragazzi che crescono in queste zone, che si allontanano sempre di più dalla natura e che invece dovrebbero coltivare di più il discorso ambientale. E la canoa è una di queste attività, insomma. Una cosa volevo chiederti: vista la tua esperienza comunque sportiva, navigata, si potrebbe permetterti il gioco di parole, cosa ne pensi comunque della giornata di oggi che ha portato la canoa, che tu magari la vedi come simbolo di libertà, come mezzo che ti dà la possibilità di stare in un fiume, seguire il corso, portarla qui in piscina come esempio di sportività? Tu, diciamo, il tuo spunto, il tuo consiglio per i ragazzi di oggi che fanno sport. Allora la canoa va fatta anche in piscina. La canoa polo, che è l'attività fatta col pallone, nasce proprio come in Inghilterra dall'allenamento invernale. Questi non potevano andare fuori sui fiumi e si allenavano in piscina col pallone e quindi la usavano proprio come disciplina sportiva, insomma. Negli ambienti interni, ecco, in situazioni come queste, tu puoi fare tranquillamente qualunque tipo di attività canoistica, fai il perfezionamento tecnico, le manovre, gli elementi di base e non solo. Pensa che, voglio dire, un po' diffusissima dovunque, fanno i corsi, anche solo i corsi di eschimo, imparano i canoisti come fare l'eschimo, cosa che, insomma, è una manovra che è importante soprattutto per chi va in fiume, in torrente. L'eschimo lo devi saper fare perché non puoi farne a meno di farlo, è sicuro e si perfeziona in piscina. Allora, ringraziamo Ettore Angeloni, ti lasciamo andare bambini, grazie mille. Ti auguro una... Grazie Ettore. Grazie a te, grazie a voi, a Della Radio. Grazie. Va bene Rosanna, allora di nuovo Solisoletti, noi ci stiamo quasi avvicinando alla chiusura di questa diretta, una diretta davvero interessante, una diretta particolare, una domenica molto diversa da quelle solite, non solo per noi genitori ma soprattutto per i bambini, perché come tu dicevi, quantomeno per un paio d'ore hanno lasciato perdere il cellulare o la PlayStation e sono qui a giocare, a divertirsi in acqua imparando quella che è una nuova disciplina, al cospetto di un grande personaggio del panorama sportivo italiano che è Davide Tizzano, che è presente qui con noi. Sì, diciamo che coinvolgere comunque esponenti dello sport ad alti livelli come Davide Tizzano o anche lo stesso Ercole Angelone, che comunque loro hanno fatto dello sport la loro priorità di vita, quindi sanno cosa vuol dire crescere facendo attività sportiva e soprattutto anche in età adulta. Come ti dicevo, magari molti genitori sono un po' preoccupati dal nuoto perché dicono ma quello in inverno prende il raffreddore. Mio padre, che faceva canottaggio sui laghi in inverno a dicembre, lui
veniva la febbre quando smetteva di fare sport. Ecco, quindi, proprio il contrario, insomma. Esatto, è proprio il contrario. Diciamo, sfatare questi miti radicati nella cultura degli adulti, che mi dispiace dirlo perché a volte è così, anche per una questione di pigrizia e di noia, mollano il cellulare in mano ai bambini. Guarda, a tavola. Io ti racconto proprio per esperienza personale, io avevo il mio primo figlio che oggi ha 11 anni, quando aveva 4 anni noi avevamo forti problemi con mia moglie perché il bambino non voleva mangiare ed era dimagrito tantissimo. E da qui insomma la decisione di fargli iniziare a fare uno sport. Mia moglie è istruttrice di nuoto e logicamente io ero giocatore di calcio, per cui insomma io tiravo per una cosa, lei tirava per un'altra. Alla fine vincono sempre le donne. Vabbè, e quindi abbiamo iniziato a portare il bambino in piscina. Certo. Da quel giorno lì praticamente il bambino ha iniziato a mangiare. Ma guarda, a parte che ovviamente è iniziato a mangiare perché dopo che fai sport si apre il buco nello stomaco, è proprio questo, cioè sprecare. Lui magari non mangiava perché non sprecava energie, esatto. Non bruciava calorie. Quindi avendo bisogno di calorie, andando in sforzo e in sovra, diciamo in deficit di calorie, fisico in sofferenza. Esatto, ha sentito proprio il bisogno di mangiare. Mio padre, proprio parlando di aneddoti, ha iniziato a fare canottaggio perché da piccolo era più piccolo fisicamente rispetto all'età che aveva. Quindi mio nonno lo portò a fare canottaggio per ingrossarsi, per ingrossare le leve, i muscoli. Se lo vedi oggi a 50 anni penso che è tutto dire quello che ha fatto lo sport, basta guardarlo. Sicuramente. Allora, io diciamo siamo quasi in chiusura, vorrei portare ai nostri microfoni il capofamiglia, insomma, visto che siamo in casa sua vorrei portare ai nostri microfoni Rino, se sì. Eventualmente... Allora, io te lo vado a recuperare. Me lo vai a recuperare. Innanzitutto ti ringrazio. Sì, dimmi. Ti ringrazio veramente tanto per, diciamo, essere stata vostra ospite della trasmissione. Spero che tutti gli amici che ci hanno seguito a Crazy Radio oggi, diciamo, abbiano capito l'importanza dello sport per i bambini, ma soprattutto per gli adulti, per il benessere della famiglia. Io ti ringrazio. Ringrazio ma i proprietari di casa. Facciamo una cosa, facciamo prima l'intervista a Rino e poi ci salutiamo ufficialmente. Quindi dai. Mi stai delegando a fare l'intervista al proprietario di casa. Vado a prenderlo e torno. Esatto, nel frattempo continuiamo a gustarci qualche immagine di quello che sta accadendo qui quest'oggi all'interno della piscina. Le sirene, Morcone, io non finirò mai di dirlo, davvero una bella struttura, una struttura nata da poco, da pochi anni, e piscina Le Sirene Morcolò, è ritornata la nostra Oriana. Ciao Oriana. Ciao, eccomi qua. Adesso i bambini si stanno posizionando sul bordo vasca perché ora abbasseranno le luci e ci sarà un video che Davide Tizzano ci ha portato. Lui è in acqua, Davide, come se è entrato alle 3 e non esce, è proprio... e gioca con il figlio in questo momento. Comunque tutti i ragazzi posizionati lì perché a breve ci sarà un video che Davide ci ha donato dove ci saranno i momenti magici delle sue vittorie. Siamo tutti un po' curiosi di vedere, ma soprattutto siamo anche un po' tutti curiosi, soprattutto chi come me ha una certa età e quei momenti insomma li ricorda, di riviverli insieme qui all'interno della struttura Piscine Le Sirene. Quindi tra non molto, non vi spaventate se ci sarà un po' di buio. Sì. Facciamola. Due minuti e facciamo. Dai, allora noi continuiamo. Marino è emozionatissimo. Lo so che Rino non è tanto, diciamo, abituata e soprattutto non piace mettersi davanti alle telecamere, però insomma è importante che ci sia anche la sua presenza perché insomma manifestazione organizzata nel suo centro. È simpatico vedere la moglie di Davide Tizzano con il telo, forse è modo per invitarlo ad uscire, ma io penso che dall'acqua. Penso che però sarà difficile. C'è poco da fare, per il momento resta in acqua. Tanto vediamo che c'è ancora una bimba che si sta divertendo all'interno della piscina con sì. La canoa. Da quest'altra parte, insomma, si sta preparando la proiezione di questo filmato. Tra un po' scenderanno anche gli adulti. Dopo la proiezione del video i bambini andranno via e gli adulti che frequentano la piscina dopo si cimenteranno con le canoe.
Ah, quindi anche gli adulti. Si ritorna, sì, l'acqua è per tutti. Noi purtroppo però, Oriana, siamo quasi in chiusura, quindi attendiamo solamente l'arrivo di Rino per chiudere questa diretta. Sì, però io... la chiudiamo con la gioia davvero della presenza del presidente provinciale del CONI, che con grande volontà non è voluto mancare nonostante gli impegni, e come sempre ci dona le sue parole, perché lui, oltre ad essere un uomo di sport e avvocato, è uno scrittore, quindi usa le parole in maniera diretta e ti entrano. Poche parole, ma ha detto tutto. Cos'è lo sport? Indubbiamente, indubbiamente. Rianina, nel frattempo mi stavo un po' divertendo con le riprese live, quindi non ci sto. Vorresti tuffarti, di la verità? Io? In questo perché momento... qui c'è un tasso di umidità del 200%. In questo momento veramente desidererei farmi un bel bagno. Forse per questo Davide non esce, è meglio in acqua che fuori, sì. Vabbè, comunque... il ruolo ci impone di stare qui dietro la nostra console e raccontare quello che sta succedendo. Io voglio dire intanto a chi magari in questo momento sta seguendo questa diretta che in effetti, Oriana, visto che comunque ci sarà l'ingresso in acqua anche di persone più adulte per fare anche con loro delle esibizioni, delle... Sì. Invito quelli che stanno guardando la diretta magari di alzarsi dal divano e venire qui presso la piscina. Perché no, residente. Basta un costume, tanto non si paga, quindi no, questo già costume, è importante, ciabatte e cuffia. No, ma anche semplicemente come curiosi, perché c'è una bella passerella in alto che abbiamo sì, inquadrato vero, prima, ma che potete ci vedere sono anche là. Genitori, sì. Quindi tanti c'è genitori sono venuti ad assistere. C'è la possibilità di seguire questa, sì, questa diretta qui dal vivo, e poi magari, perché no, anche la possibilità di a fine esibizione di scambiare due chiacchiere con Davide Tiziano, sì, magari anche un selfie, però, no, perché sì, no. È ritornato il nostro Antonio alle riprese, mi sono un attimo dovuto arrangiare. Adesso vediamo, lo seguiamo dove sta andando. Stanno sistemando il proiettore. Sì, ecco qua il proiettore, quindi tra non molto ci sarà un po' di buio in sala, non vi preoccupate, perché visto che stiamo raccontando tutto quello che accade è giusto anche raccontarvi che tra non molto ci sarà questo video che Davide ha voluto portarci qui. Sono dove... le due medaglie olimpioniche, esatto, a 20 anni e 28 anni. Con ricordami il nome del giornalista. Ecco qua, sportivo. ecco qua. Ecco, ci siamo. Allora Antonio ci fa vedere, noi restiamo per qualche momento in silenzio perché vogliamo farvi gustare, se non emozionare, questo momento con le immagini di Davide Tiziano quando ha vinto le sue medaglie. Momenti importanti, momenti emozionanti. Stanno arrivando anche le persone già pronte. Sono le dicevo prima, di corso, Oriana, che quelli vedo, che Sandra, hanno Rosanna, sono pronte in costume per buttarsi in acqua con Davide e fare qualche esercizio di canoa. Dicevo prima, Oriana, che quelli che hanno qualche anno in più come me ricordano questi momenti quando Davide ha vinto le due medaglie d'oro. Beh, è impossibile quindi non ricordarlo, perché è un uomo ecco qua, di sport ecco qua meraviglioso. Allora restiamo per qualche minuto in silenzio a gustarci le immagini delle vittorie di Davide Tiziano.
E intanto vi ricordiamo, per chi in questo momento si è collegato con la nostra diretta, siamo all'interno della piscina Le Sirene e stiamo ammirando un video dove ci sono le due vittorie di Davide Tiziano, medaglia d'oro olimpionica nel 1988 e nel 1996, che quest'oggi è presente qui all'interno della struttura Piscina Le Sirene per questa manifestazione dal titolo Canoa in piscina. Ed eccoci qua di nuovo con la luce sempre all'interno della piscina Le Sirene qui a Morcone per canoa in piscina con Davide Tiziano. Abbiamo visto prima le immagini suggestive con la telecronaca del grande Giampiero Galeazzi, che lui era il primo tifoso e con tanta passione, con tanta enfasi commentava quelle immagini che abbiamo appena visto quando Davide Tiziano ha vinto la sua medaglia d'oro. Intanto in questo momento stiamo assistendo proprio a Davide che sta parlando con i ragazzi, quindi io lascerei insomma le immagini su di lui. E bellissime le parole per salutare un po' tutti i bambini di Davide Tiziano, i bambini che hanno aperto questa giornata con il loro entusiasmo, con la loro voglia di divertirsi, ma soprattutto con tanta curiosità nel seguire quelle che erano un po' le lezioni di questa nuova disciplina che quest'oggi insomma Rino Di Brino, l'istruttore capo della piscina Le Sirene, ha voluto portare qui all'interno della propria struttura. Tra non molto lo avremo anche ai nostri microfoni. Devo dire che si sta davvero bene in questa struttura, c'è il clima giusto. Ecco qua, salutiamo tutti i bambini che in questo momento stanno andando via, hanno finito la loro lezione, tra non molto entreranno in acqua
gli adulti, quelli più, un po' più grandicelli, quindi la giornata continua, anche se noi siamo quasi in chiusura di diretta, però la giornata continua e quindi invito chi magari in questo momento sta assistendo a questa cronaca di poter scendere qui, perché ci sarà ancora del tempo per assistere, insomma, alle lezioni di Davide Tiziano e, perché no, come dicevo prima, magari farsi anche qualche fotografia, qualche selfie, qualche autografo con lui, o semplicemente scambiare quattro chiacchiere con chi anni addietro ci ha fatto vivere momenti di storia, momenti di sport, momenti gloriosi, portando così in alto la bandiera italiana e farsi conoscere a tutto il mondo dello sport del canottaggio, con la vittoria nel 1988 e nel 1996 degli ori olimpionici. E così, come dicevo prima, insomma, Davide sta facendo qualche selfie con delle persone che sono venute qui a trovarci all'interno della nostra struttura. Io sono in attesa di Rino Di Brino per gli ultimi scampoli di diretta. Se Oriana, riusciamo a recuperare Rino? Allora, io saluto di nuovo qui con me Rosanna Tiziano. Io ti ringrazio per averci fatto compagnia quest'oggi qui in radio. Nulla, vi ringrazio io a voi per avermi dato un microfono oggi per la vostra radio. Vi faccio i complimenti, perché comunque avere una web radio con tante persone che comunque seguono quello che fate, seguono le attività, vediamo come poi fanno tutte le foto con l'attrazione. È vero, è vero. Allora, nulla, vi ringrazio e spero di rivederci presto. Intanto la maglietta me la tengo. Va bene, te la regaliamo. Intanto, prima che Davide va via, io voglio la fotografia, quindi anche dopo cambiato, non ti preoccupare, siete andati a cambiare. Va bene, allora vi ringrazio, vi saluto tutti e saluto te. Grazie a te, grazie Rosanna, mille. Grazie veramente. Grazie. Allora, dicevo, io sto attendendo Rino della piscina Le Sirene per il suo intervento finale a chiusura, insomma, di questo pomeriggio che abbiamo cercato di raccontarvi attraverso questa diretta video sulla nostra pagina ufficiale Crazy Radio, così anzi, per chi magari si fosse collegato in questo momento attraverso anche le altre pagine che hanno condiviso questa diretta, noi vi invitiamo, insomma, a seguirci attraverso il vostro mi piace, quindi entrate e cercate la pagina Crazy Radio e lasciate il vostro mi piace. Quindi lo dico anche a Rosanna: trova la pagina Crazy Radio e lascia il tuo mi piace, così puoi continuare a seguirci. Allora, io intanto ne approfitto, visto che siamo in fase di ringraziamenti, io voglio ringraziare anche il buon Antonio che oggi si è prestato per le riprese in diretta di questa giornata. Mi riuscite solo a recuperare Rino per qualche saluto finale, e in modo che chiudiamo anche questa diretta, ma chiudiamo solo la diretta video, perché la manifestazione continua, perché tra non molto scenderanno in campo anche i più adulti, quindi continuerà qualche lezione. Allora, abbiamo Rino? Sì, due minuti mi dicono e arriva anche Rino per i saluti finali. E niente, un pomeriggio particolare, ripeto, per chi magari si è connesso in questo momento con noi. Noi siamo all'interno della piscina Le Sirene di Morcone, una splendida struttura nuova per questo evento che abbiamo trasmesso in diretta canoa in piscina. C'è stato questo gradito ospite d'onore, Davide Tiziano, con il quale abbiamo avuto il piacere di scambiare due chiacchiere. Salutiamo anche Rene che è in diretta in questo momento. Abbiamo avuto il piacere di scambiare due chiacchiere con lui e niente, manca solo l'intervista a Rino e poi possiamo chiudere la diretta. Ci siamo quasi, nel frattempo vedo che Ettore dall'altra parte sta spiegando, insomma, ai ragazzi, anzi alle ragazze, alle donne che sono presenti in questo momento prima di entrare in acqua, sta spiegando un po' come muovere la pagaia. Un ringraziamento particolare dobbiamo farlo anche a tutto lo staff della struttura, delle piscine Le Sirene,
gli istruttori, insomma, assistenti bagnanti, tutto lo staff veramente professionale. E vi faccio vedere un po' la struttura, che in questo momento si è svuotata perché tutti i bambini che hanno assistito alle lezioni, che si sono divertiti giocando, sperimentando la canoa in piscina, sono andati a farsi le docce, e nel frattempo, insomma, si sta preparando il nuovo intervento per quelle che sono le persone un po' più adulte. Quindi per questo motivo invito ancora una volta chi magari è a casa e sta guardando di scendere qui alla piscina Le Sirene a vedere quello che sta accadendo, che vi stiamo raccontando, e magari farsi anche una chiacchierata con Davide Tizzano e magari qualche foto. Ci siamo quasi, allora siamo in attesa di Rino, che giustamente deve trovare il minuto giusto tra una cosa e l'altra per cercare di venire qui ai nostri microfoni e giusto scambiare due chiacchiere con lui. Nel frattempo c'è il primo ingresso in acqua che adesso potete guardare. Si prova di stabilità, si prova a capire, insomma, come mantenere anche un certo equilibrio con la canoa. Insomma, a beneficio di chi in questo momento lo stesse guardando, logicamente sono persone che per la prima volta provano a salire su una canoa. Ci siamo? Abbiamo Rino per questo ultimo intervento? Allora, ci siamo. Ce l'ho fatta! Siamo riusciti a beccare finalmente Rino. Allora, intanto io ne approfitto prima di darti la linea per ringraziare ufficialmente Rino Di Brino che ci ha ospitato in questa bellissima struttura, Marina Lombardi, sua moglie e tutto lo staff di questo impianto, la piscina di Sirene di Morcone. Io ti ringrazio perché, oltre ad avermi fatto vivere un compleanno diverso, e quindi è veramente divertente. L'abbiamo fatto apposta per farti festeggiare. Veramente divertente. Ho trascorso una domenica diversa, sennò altrimenti a quest'ora sarei stato davanti alla televisione seduto comodamente sul divano. Invece io mi sono divertito. C'è il costume, perché potresti entrare. Il costume non ce l'ho, però magari la prossima volta mi organizzo. Comunque, però ti ringrazio perché, insomma, mi hai fatto trascorrere una domenica diversa, ma ci hai fatto vivere anche un momento bello, quindi. Ok, Rino, grazie. E solo una domanda. Ecco perché non rispondevo. Solo una domanda, perché abbiamo già detto che un piccolo paese del Sannio arroccato, già che ci sia la piscina, è veramente il top. Vedere delle canoe in questo momento, gli adulti, perché finora i bambini e adesso abbiamo gli adulti che si dilettano con la canoa, quindi hai coperto le fasce d'età dai 4 anni, siamo arrivati agli over. Perché hai pensato a Davide Tizzano? Perché hai pensato alle canoe? Ma abbiamo pensato ad un evento diverso, completamente diverso rispetto a quello che noi solitamente facciamo, perché noi qua facciamo prettamente scuola nuoto, adulti e bambini a partire dai 6 mesi, c'è anche un corso baby, per poi indirizzarli verso le varie discipline che sarebbero la pallanuoto. Infatti abbiamo gli under 11 e gli under 15, due categorie, due squadre. Quindi la pallanuoto, tra un po' partirà il salvamento sportivo, il tempo di organizzarci, ma partirà anche quest'altra nuova disciplina molto interessante. Facciamo corsi per brevettare, prendere il brevetto di assistente bagnante, un fiore all'occhiello per questo paesello, insomma, ecco. Ok, Rino, grazie. Penso che adesso ti debba lasciare perché vedo già in acqua gli adulti e tu sicuramente dovrai andare a fargli qualche scherzo, perché non penso che finirà così.
No, come abbiamo fatto dei giochini per i bambini, una mini staffetta giusto per farli divertire, dopo avergli spiegato un po', grazie al maestro Ettore, grazie a Davide che ci ha illustrato un po' il tutto, gli faremo fare anche a loro un percorso oppure delle staffette, piccole staffette per il divertimento. La prima cosa è il divertimento, il gioco per i bambini. Grazie. Okay. Prego, grazie a voi. Qua. Va benissimo, allora noi abbiamo ringraziato un po' tutti, abbiamo ringraziato chi ci ha supportato tecnicamente, abbiamo ringraziato chi ci ha seguito. Io, Oriana, ringrazio anche te, insomma. Grazie, grazie, e adesso ci andiamo a tuffare in acqua. Ciao a tutti. Noi vi ringraziamo per questa diretta e mi raccomando, piscina, le sirene, Morcone. Ciao a tutti e buona serata.